Buonasera Presidente Berlusconi, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi sull'infedele. Grazie. Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Allora lei ha già insultato abbastanza. Ho sentito tesi false. Perché non va dai giudici invece di insultare? Lontano dal vero, distorte. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Essendo lei anche il mio Presidente del Consiglio, la prego di moderare i termini. Io so quello che sto dicendo, lei no. Avete offeso, al anche di là questo... del possibile, la signora Nicole Minetti, che è invece una splendida persona. Ho sentito adesso The Boss of the Boss e gli ho detto: guarda che stasera porto una mia amica. Ha la seconda laurea, ti darà del filo da torcere. Mi fa: ottimo. Ti volevo un attimo briffare sulla cosa. Giurami che non ti prende male, nel senso, te ti fai i cazzi tuoi e io mi faccio i cazzi miei. Per l'amor del cielo, però ne vedi di ogni... Detto fuori dai denti, ci sono varie tipologie di persone. C'è la zoccola, c'è la sudamericana che non parla l'italiano e viene dalla favelas, c'è quella un po' più seria, c'è quella via di mezzo, e poi ci sono io, che faccio quel che faccio, capito? Ecco, era solo per non confonderti nella massa. Non sii timida, fregatene, sbattetene il cazzo e via andare. Intelligente. Preparata, seria. Si è laureata col massimo dei voti, 110 lode, si è pagata gli studi lavorando. Nicole Minetti parla al telefono con Emilio Fede. Ciao, come stai? Un po' meglio, ieri sera c'avevo una cervicale di quelle forti. Mi sono fermato proprio per affetto con lui, per fargli compagnia. Certo che c'era della gente, però francamente... Allucinante, veramente fuori da ogni logica terrena. Quella lì poi, la rissa sulla casa che gli ha fatto. Ma dimmi un po', com'è che è andata lì la cosa? La gemellina gli fa: senti, mi devi fare un favore. Io sono stanca perché io avevo scelto un appartamento e adesso me lo tolgono perché lo danno a Maristella, mentre invece io devo andare in uno più piccolo. Ma pensa a questi che facevano la fame. Ma ti rendi conto? La fame! Pompa a 300 euro! Pompa a 300 euro! Io ho detto: ragazze, vedetevela voi. Io non voglio saper niente. Io sono solo il tramite, sono il contatto, punto e basta. Cioè, io faccio quello che mi si dice, quello che mi dice lui, non quello che mi dite voi, capito? È di madrelingua inglese. Apprezzato lavoro con tutti gli ospiti internazionali della regione. Questo le consente di saltare la gavetta della politica? Le cosiddette signore presenti, il presidente... Le signore non sono cosiddette e lei è un cafone se le chiama cosiddette. Mai rapporti diversi dall'amicizia e dal rispetto con nei suoi confronti come nei confronti di tutte le altre sue ospiti. Finisco, invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi ad alzarsi e a venire via da questo incredibile postribolo televisivo. Io adesso vi prego di moderare il tono della vostra voce.